tra quei 23 a livello nazionale, se non sbaglio. No, Triveneto, quindi siete, sarete prescelti così. No, se lo sono un po' meritati come bene, hanno, presen- come hanno partecipato alla formazione, devo dire, quindi è merito del vostro. Un sapere. Progetto che dà lustro anche alla, alla nostra scuola, perché mille difficoltà della pandemia, per fortuna, come ha detto anche lei, prima siamo sempre riusciti a essere presenti tutti i giorni, eravamo già pronti anche forse prima del, dello scoppio del, della pandemia, perché grazie a una sua intuizione aveva già creato le piattaforme su suite, aveva già cominciato un po', e pareva quasi che sentisse che doveva succedere qualcosa. Con i professori che si sono prodigati per aiutare i ragazzi a portare la linea DSL nelle case, che aveva difficoltà con le connessioni, quindi c'è stato veramente un lavoro di squadra notevole che mi sento di ringraziare anche quest'oggi, in questa occasione, anche la vostra presenza. E questa vostra iniziativa è anche un completamento, è una, un, una gratificazione anche del lavoro fatto con una strumentazione che sicuramente sarà molto utile, sicuramente sarà l'inizio di qualcos'altro che dovrà partire sempre di più, perché l'informatica e la tecnologia, specie nella scuola, specie con i ragazzi che sono svegli, sono molto più pratici di quanto lo fossimo noi anni fa, quanto lo fossero le altre persone, però è una, un argomento che ancora è un po' tenuto un po' in disparte, perché si continua ancora con quelle metodologie un po' vecchiotte. Grazie poi che vi siete dedicati alla formazione professionale, che è un settore importantissimo, ma è un settore che è sempre un po' visto come l'ultima scuola, la scuola degli asini, la scuola delle, delle persone che non hanno voglia di fare niente, un po' vista così. Invece qui si creano ragazzi con le mani, ragazzi che poi lavoreranno, che porteranno avanti i lavori pratici, e sicuramente se hanno testa e capacità sapranno farsi anche una buona professione, avere più successo e anche più soldi di molti altri che magari studiano al liceo o altre scuole, senza offendere chi ha fatto i licei o altre cose. Cosa che fanno molti dei nostri studenti, che si laureano. Quindi il fatto che uno fa la scuola, no, la scelta delle scuole professionali, con le mille difficoltà legislative, con le mille difficoltà vincoli regionali, non stiamo qui a parlarne, però andiamo sempre avanti, sopravviviamo a fatica, e questa vostra iniziativa ci aiuta e la esporremo ben bene, ci faremo belli di questa nostra iniziativa dicendo: vedete, ci siamo, e abbiamo, confidiamo che ci siano altre possibilità, che ci siano altri progetti, se c'era bisogno magari di collaborazioni, di idee, anche perché magari voi potete trovare qualche altro filone tra progetti europei o quant'altro, e magari noi qua col senso pratico dare dei suggerimenti, si potrebbe fare questo e fare quello, diciamo che la cosa è meravigliosa. Vi ringraziamo a nome del, del Consiglio di Amministrazione, a nome della direzione, a nome dei, degli insegnanti, e io vorrei dare una parola per un saluto al nostro padre Luigi Bellini, il rettore della nostra casa qua di Chioggia, della nostra scuola, che è sempre, che lavora sotto, diciamo, che coordina, dà una mano, perché ricordiamo che questa nostra scuola è un istituto, l'impianto religioso, l'Istituto Cavanis, che è sorto qui a Chioggia nel, negli anni 50, 54, per un'intuizione del, dell'allora padre Cavanis, poi un signor Piacentini, e quindi insomma hanno tirato su per più di 60 anni ragazzi in difficoltà, ragazzi con problemi, perché negli anni 50 anche Chioggia non è che vivesse gli onori illustri che vede adesso, e quindi diamo merito anche a, queste, a questi padri, a queste persone che veramente hanno fatto un lavoro e portano avanti un lavoro notevole da tanti anni. Padre, un saluto.